Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saius e benvenuti per questa diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi, come sempre, Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. Ciao Beccato in castagna. Rosario. Ciao Rosario. Ciao. E salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao, ciao a tutti, una buonasera a tutto il pubblico. E diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, Maria Marzullo, presidente dell'associazione culturale Terra Mater. Buonasera Maria, grazie per aver Buonasera accettato Maria. il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Bene, passiamo subito la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e poi a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Rosario. Grazie, buonasera a tutti quanti. Allora, buonasera anche all'ospite Maria Marzullo. Volevo solo ricordare a tutti i nostri amici che ci ascoltano che, come tutte le nostre trasmissioni live, andiamo a reti unificate con le nostre web radio, quelle che appartengono al network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana e Modena Noi Radio, sempre da Modena. Ovviamente andiamo anche sulla web TV, sia sul canale YouTube che sul canale Facebook e sul sito radioscience.it. La nostra chat, usate quella che trovate sui siti di tutte le radio del network per comunicare con noi, insomma, esprimere un vostro pensiero o porre domande all'ospite. Antonella, ti rigiro la linea. Grazie Rosario, io la ripasso subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e per introdurre di seguito. Massimo. Sì, prego. Grazie Antonella, sei andata via con la voce, comunque ho capito che mi davi la linea. La riprendiamo dunque qui da Venezia, da pianetaoggitv.net, nonché anche Radio Favaro Veneto online, sempre del circuito Radio Science Network, e nonché anche la nuova nata, per così dire, radiovaldichiana.it, sempre anch'essa del circuito Radio Science Network, che è gestita sempre da Pianeta Oggi TV. Detto questo, vediamo quali sono le notizie top, diciamo, di questa sera. Subito all'attenzione il procuratore, parliamo di antimafia, il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Salvo Madonia e Vittorio Tutino, ritenuti responsabili della strage di Via D'Amelio. Sollecitati 8 anni e 6 mesi per Vincenzo Scarantino e 14 anni ciascuno per Francesco Andriotta e Calogero Pulci, i tre falsi pentiti accusati di calunnia per le false dichiarazioni rese durante le prime indagini sull'attentato del 19 luglio 92, in cui morirono, lo ricordiamo, Paolo Borsellino e i 5 poliziotti di scorta. Poi c'è ancora un'altra notizia che emerge in primo piano: dall'Unione Europea forse si rinnovano le sanzioni alla Russia. Alle 22:08 direi quindi di partire con l'intervista ad un importante ospite che abbiamo qui in trasmissione, perché ci spiegherà una iniziativa molto interessante che si terrà a Villa Varda. Siamo in località Brugnera, in provincia di Pordenone, proprio sabato questo alle ore 16. In linea abbiamo, come già aveva presentato la nostra Antonella Intranò e Ugo Lombardi, abbiamo Maria Marzullo, dottoressa Maria Marzullo, che saluto. Ciao Maria. Buonasera, ciao Massimo, buonasera a tutti voi. Allora ti faccio io una prima domanda, ecco, se ci puoi illustrare in maniera un po' più dettagliata cosa ci sarà sabato a Villa Varda. Allora, sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 16, qui a Brugnera, in provincia di Pordenone, si terrà l'evento conclusivo di un progetto che è partito già lo scorso settembre, in realtà, un progetto multidisciplinare sull'educazione alla legalità e al vivere civile, dedicato alle scuole medie, oggi scuole secondarie di primo grado, la denominazione, come sappiamo, è variata. Comunque, insomma, rimangono le care scuole medie, sono state classi di terza classe, gli alunni coinvolti sono circa 180,
di due istituti comprensivi, uno appunto è l'istituto comprensivo di Brugnera, dove è lo stesso comune nel quale si svolge l'evento, e l'altro è l'istituto comprensivo di Fontana Fredda, un altro comune in provincia di Pordenone. E questi ragazzi sono stati coinvolti in incontri di educazione alla legalità mirati al tema della Costituzione, che tra l'altro, nemmeno a farlo a caso, è stato un tema molto caldo, come sappiamo, in questi ultimi mesi per via del referendum, ma il nostro progetto in realtà era stato ideato già precedentemente poi ai motivi referendari. Ed è stato un progetto appunto che ha visto il tema della Costituzione, il tema della legge, il tema dei diritti e dei doveri, il tema del rispetto, della legalità, il tema della mafia, quindi al limite anche del tema del discorso della legalità, che sono stati argomentati e illustrati da un avvocato del Foro di Pordenone, un giovane avvocato ma che ha già esperienze nell'ambito dell'educazione alla legalità nelle scuole, e che ha affrontato in classe con i ragazzi questa tematica. Non solo, ci sono stati incontri per così dire frontali da questo punto di vista, ma poi i ragazzi hanno avuto modo, sempre nel corso del progetto, di incontrare rappresentanti locali degli enti locali stessi. Mi riferisco in particolare agli amministratori comunali o agli amministratori regionali del territorio in particolare, che hanno illustrato loro quelli che sono insomma i riferimenti, i problemi, e che allo stesso modo poi anche i ragazzi hanno potuto domandare e discutere con loro. Sabato quindi arriviamo a questo evento conclusivo, perché poi nell'ambito di questo stesso progetto per così dire frontale, insomma, appunto con l'avvocato e con i rappresentanti locali, è stato anche bandito un concorso che rappresenta per noi, ma ovviamente non solo, una sorta di banco di prova per vedere quello che i ragazzi in questo tempo, seppur breve, hanno appreso, perlomeno cos'è rimasto così a medio termine, anche se ci auguriamo e auspichiamo che sia un'esperienza che poi venga seminata a maggior termine di tempo per il loro futuro. E questo concorso, intitolato Io parlo di legalità, richiedeva e ha richiesto la realizzazione di componimenti argomentativi espressivi, in particolare lo svolgimento di una pagina di diario o la realizzazione di un tema sul tema della legalità intesa come valori di libertà, uguaglianza e democrazia riferiti alla Costituzione, oppure c'era la possibilità di partecipare ad un'altra sezione del concorso, sempre appunto all'interno del concorso medesimo, riferito invece alla possibilità di argomentare sul tema dell'illegalità e in particolare sul tema della mafia, delle organizzazioni criminali. E devo dire che da quello che abbiamo dovuto poi valutare insieme ai professionisti coinvolti, insieme agli insegnanti, ne abbiamo viste delle belle, quindi quello che i ragazzi hanno potuto apprendere è sicuramente molto curioso, perché gli occhi dei ragazzi sono diversi dai nostri, e quindi questi elaborati, che poi saranno in qualche modo anche pubblicati in internet con molta probabilità anche sulla rivista Antimafia 2000, risultano essere molto interessanti per fare un punto assolutamente molto limitato, perché appunto un'esperienza territoriale, su a che punto siamo sull'educazione alla legalità per gli adulti di domani. Esatto, quindi potrebbe essere anche da esempio per altre regioni d'Italia. Assolutamente, anzi noi auspichiamo come associazione, seppur siamo devo dire alla seconda esperienza così articolata e anche devo dire particolarmente impegnativa di portare il progetto di educazione alla legalità nelle scuole, con i tempi difficili che comunque la scuola sta vivendo in termini di insegnanti, in termini di precarietà e quant'altro, è il nostro secondo progetto, ma noi auspichiamo che sia replicato nelle scuole. Tra l'altro l'educazione alla legalità è un programma ministeriale, quindi ogni istituto
è tenuto a portare in aula degli incontri sulla legalità, ora che vengano svolti con i rappresentanti locali piuttosto che con le forze armate o con i carabinieri, con la polizia locale, i vigili del fuoco, la finanza, o piuttosto che attraverso le proposte che arrivano dalle associazioni culturali. Questa è una libera scelta, insomma, della scuola stessa, del singolo istituto, ma auspichiamo che se l'Italia promuovesse così fortemente questo discorso della legalità, che non è una tendenza ma è proprio un bisogno comunitario di vivere veramente, di vivere civile, di rispetto per il prossimo, forse non saremmo al punto in cui siamo oggi, al punto nel quale ci troviamo oggi in termini di convivenza civile con tutti i problemi che abbiamo nel nostro paese. Sì, esatto, hai detto proprio bene. Ecco, la televisione, la radio, i giornali, cioè il mondo dei mass media, secondo te interagisce in modo sufficiente con queste iniziative, con questi progetti, oppure trovi delle lacune? Sicuramente l'informazione di massa, ecco, quella nazionale, quella capitale, sicuramente è poco interessata, o perlomeno ha poco tempo, o vuole avere poco tempo da dedicare a questo tipo di progetti, di attività. E le forze che si muovono in realtà sono le forze piccole, sono quelle delle associazioni come la nostra, che è un'associazione di promozione sociale nata 5 anni fa, ma come di migliaia di altre associazioni che ci sono nei nostri territori italiani, ma sono forze piccole. Il Ministero ora sta promuovendo tantissimo il bullismo, il problema della, più che altro mi correggo, sta promuovendo programmi anti-bullismo. Non so, sicuramente avrete ascoltato, insomma, anche sì. I radioascoltatori sapranno benissimo questa tematica. In questi ultimi 2 anni in particolare c'è un forte richiamo su progetti anti-bullismo, e quindi il Ministero quest'anno in particolare ha promosso anche dei programmi televisivi in seconda, terza serata sul tema del bullismo, di come lottare, insomma, in classe. Ecco, però io mi domando, noi ci domandiamo, se prima di arrivare al bullismo magari avessimo parlato un po' più di legalità, forse al bullismo non ci saremmo arrivati. Quindi certo, stiamo cercando di lenire le ferite delle conseguenze piuttosto che la prevenzione. Certo. Secondo te i genitori come reagiscono di fronte a queste iniziative? I genitori risultano, infatti tra l'altro sabato avremo anche i genitori, ora magari ci sarà modo, se vorrete potete, di parlare un attimo anche della presentazione del libro che abbiamo portato all'interno di questo evento conclusivo. I genitori sono coinvolti anche in questo evento conclusivo, sono stati coinvolti a casa in questo e in altri progetti similari sulla legalità, con le interviste che i ragazzi hanno dovuto realizzare a casa. Ma devo dire anche che dal nostro punto di vista percepiamo anche una certa compartecipazione dei genitori, della famiglia, anche alla luce poi dei componimenti, dei temi che abbiamo visto partecipanti al concorso. Moltissimi ragazzi in particolare hanno descritto anche l'atmosfera che si respirava a casa nei giorni del referendum del 4 dicembre, quindi si sentiva questa forza pregnante che arrivava dall'ambiente domestico sulla scelta referendaria della famiglia. Quindi sicuramente i ragazzi avranno parlato a casa del fatto di contemporaneamente di essere impegnati a scuola con questo progetto tenuto da un'avvocatessa, come loro hanno definito in alcuni componimenti, e quindi sicuramente i genitori sono intervenuti, hanno partecipato, perlomeno sono stati sicuramente informati. Certo, quindi insomma, ecco, la cosa viene vista in maniera molto molto positiva da tutti. Mi auguro, anche se il discorso della legalità, dell'educazione alla legalità, devo dire il vero,
può suscitare anche delle critiche, dobbiamo essere obiettivi, ecco, non tirare soltanto l'acqua al nostro mulino, come si dice popolarmente, ma ci sono anche delle voci contrarie che sostengono che magari l'educazione alla legalità sia quasi una tendenza, una moda, e non sia utile. Ecco, ci sono state delle critiche esterne a questo progetto, ovviamente, però di pareri contrari all'educazione alla legalità nelle scuole. Purtroppo è una verità, e ci sono pensieri anche di questo tipo, per me incomprensibili, ma ci sono anche, quindi bisogna stare anche abbastanza attenti a chi rema contro l'educazione alla legalità nelle scuole. Certo, purtroppo a questo mondo non c'è mai, come dire, limite al peggio, ecco, ci sono anche di queste situazioni che invece si dovrebbe, e qui appunto l'intervento dei media ad amplificare queste iniziative. Chiaro, perché sono critiche assolutamente scarne, perché laddove c'è un intervento a scuola di tipo politico o di tipo... insomma di presa di posizione di una certa linea, e allora è condivisibile il pensiero che l'educazione alla legalità sia di parte o sia inquinata dalla volontà di far affermare una certa linea di pensiero, ma laddove l'educazione alla legalità è pura etica di vivere civile, di rispetto dell'altro, di diritti, di doveri, di legislazioni, poi di leggi giuste o sbagliate si può discutere, ne siamo tutti vittime e protagonisti allo stesso modo, ecco, lì trovo che la critica sia assolutamente inefficace. Certo, ecco, possiamo ricordare Maria, dunque in questo appuntamento conclusivo di sabato, il libro che presentate? Sì, ecco, è molto importante, perché all'interno di questo grosso pacchetto che riguarda l'educazione alla legalità, noi cerchiamo di dare il nostro contributo portando nell'evento conclusivo di questo progetto la presentazione di un libro. L'anno scorso avevamo scelto un libro di uno scrittore locale, Giulio Serra, Nel Nord-Est la mafia non esiste, un romanzo in particolare che ironizza sul fatto che nel Nord-Est ovviamente la mafia non esista, ma sappiamo benissimo dai fatti di informazione che è tutt'altro, esattamente il contrario. E quest'anno invece abbiamo scelto il libro di Lorenzo Baldo, edito dalla Imprimatur Editore, intitolato La mafia ordina, suicidate Attilio Manca. Lorenzo Baldo è un giornalista da 16 anni impegnato nell'informazione dei sistemi criminali, delle associazioni appunto criminali organizzate, ed è vice direttore del periodico Antimafia 2000, che ha ricevuto nel 2010, lo stesso periodico, il premio Legalità e Giornalismo, Giudici Setta e Livatino. E quindi il valore dato al periodico Antimafia 2000, del quale Lorenzo Baldo è vice direttore, Giorgio Bongiovanni invece ne è il direttore sin dalla sua fondazione negli anni 2000, attesta e avvalora fortemente il valore, l'attendibilità e la professionalità di questo periodico, che a nostro avviso, ma non solo, è sicuramente il mezzo di informazione più aggiornato e più attendibile sull'informazione delle organizzazioni criminali. E Lorenzo Baldo ha pubblicato quest'anno proprio l'ultimo libro sulla vicenda del noto urologo siciliano nato a Barcellona Pozzo di Gotto, Attilio Manca, che è stato tragicamente ritrovato morto e per il quale si è assolutamente teorizzata purtroppo la tesi che si trattasse di un suicidio, ma i fatti, i documenti, le testimonianze riportate da Lorenzo Baldo, che non sono frutto di ipotesi ma assolutamente di fatti certi, concreti, testimoni che hanno un volto e documenti che scrivono nero su bianco, portano in realtà
a testimoniare che la vicenda del fantomatico suicidio di Attilio Manca in realtà sia stata un'operazione di mafia mirata proprio all'omicidio di Attilio Manca, sì. Legata poi al fatto che Attilio Manca è stato sicuramente coinvolto nelle vicende che hanno visto Bernardo Provenzano, allora latitante, nel 2012 essere sottoposto ad un intervento alla prostata a Marsiglia, e con molta probabilità Attilio Manca era stato chiamato o comunque era stato in qualche modo quasi costretto a partecipare o a porre comunque un suo intervento medico nella stessa operazione di Bernardo Provenzano. Ma di questo sicuramente il libro ne descrive molto meglio i dettagli e i fatti avvenuti poco più di 4 anni fa, in realtà, quindi siamo in fatti assolutamente recenti. Sì, sì, esattamente. Esattamente. Ecco, quindi se puoi ricordare allora l'appuntamento per sabato, Maria. Sì, sabato nel parco di Villa Varda a Brugnera, in provincia di Pordenone, dalle ore 16 ci sarà innanzitutto la presentazione del libro di Lorenzo Baldo, La mafia ordina suicidate Attilio Manca. Sarà presente l'autore, avremo in collegamento telefonico importantissimo la mamma di Attilio Manca, la signora Angela Manca, una donna non soltanto affranta dal dolore della perdita di un figlio come solo una madre può comprendere, ma assolutamente stretta a quella forza di volontà che fa cercare a lei, a suo marito e all'altro figlio Gianluca Manca la verità e la giustizia vera sulla morte di Attilio, che non può essere soltanto frutto di un improvvisato suicidio, fantomatico suicidio. Seguirà, dopo la presentazione, che sarà moderata dall'avvocato Tamara Tonus, che è la stessa avvocato che poi ha tenuto gli incontri sulla legalità nel progetto, seguirà poi la premiazione dei testi dei ragazzi che hanno partecipato al concorso Io parlo di legalità. Saranno presenti i dirigenti scolastici dell'istituto comprensivo sia di Fontana Fredda che l'istituto comprensivo di Brugnera, rispettivamente il dottor Maurizio Malachin e la dottoressa Armida Muz. E poi ci saranno le musiche di Pablo Perisinotto, che è un cantautore, chitarrista, che in particolare ha scelto di percorrere la strada della musica sociale, ecco, che è un altro tema molto, molto interessante, molto particolare, scelto poi da un artista cantante. Sì, che poi ecco, la tua associazione parte dal campo artistico, l'arte. Sì, 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 Terra Mater è nata 5 anni fa, come accennavo prima, è nata dalla mia passione, dalla mia formazione artistica, in quanto mi occupo di storia dell'arte, di ricerche storico-artistiche, e quindi Terra Mater è nata da questa passione, da questa idea, ma soprattutto dalla volontà di condividere con gli altri la passione per uno dei linguaggi più antichi che la civiltà umana abbia conosciuto, il linguaggio visivo, il linguaggio delle figure, delle forme, prima ancora che della parola. E su questa, oltre all'arte, però abbiamo ampliato l'orizzonte dei punti di vista, mantenendo assolutamente una certa apertura, seppur ovviamente con una certa eticità, con una certa missione stessa dell'associazione. Abbiamo aperto l'associazione ad altre attività, che sono appunto i progetti per le scuole nell'ambito della legalità, che sono progetti sempre trasversali, devo dire la verità, che vanno appunto dall'informazione, dalla conoscenza fino all'aspetto artistico, per così dire, che sia poi l'aspetto letterario piuttosto che l'aspetto visivo, descrittivo o musicale. E poi
promuoviamo conferenze sulle tematiche scientifiche più varie, dall'ufologia alla scienza, alla storia, ai misteri letterari, e, insomma, cerchiamo di contribuire nel nostro piccolo, nel nostro essere cittadini, nel contribuire ad arricchire, ci auguriamo, questa società, almeno dal punto di vista culturale, almeno sapere, portare a conoscenza. Poi ovviamente ognuno di noi sceglie quale sia il percorso più giusto per se stesso, però almeno far emergere quelle cose che talvolta non emergono. Certo, no, sei stata molto chiara, perfetta, e anzi complimenti per questa, come potremmo definire, linea editoriale, ecco, molto costruttiva, molto interessante, altresì importante. Io chiedo alla regia o ai conduttori, perché è stata un po', come dire, stravolta la trasmissione di questa sera per dei problemi tecnici, non dovevo essere io a condurre, ma vediamo se i miei colleghi giù da Bari hanno risolto quei problemini. Se vogliono fare delle domande alla dottoressa Marzullo, prego. Massimo, noi problemini continuiamo ad averli, comunque abbiamo cercato di seguire al meglio le tue domande e le conseguenti risposte della dottoressa Marzullo, alla quale vorrei fare una domanda. Quelli che avete proposto sono temi sicuramente di una certa importanza, ma anche di una certa gravità per ragazzi così, così giovani. Come avete pensato di impostare il cercatore? Soprattutto che tipo di reazioni avete registrato? Sì, effettivamente l'approccio di un concorso per i ragazzi di questa età non è semplice, o perlomeno è impegnativo, nel senso che il linguaggio è diverso di quello di interpretazione da parte dei ragazzi. Grazie all'aiuto degli insegnanti, in realtà le formule che sono state trovate sono state di due tipologie. In un istituto, per alcune classi medie, appunto parliamo di ragazzi di 13 anni, si è scelto di far affrontare questi temi di costituzione, libertà, uguaglianza, democrazia, fenomeni di illegalità espressi anche nelle mafie, attraverso la realizzazione di temi, semplici temi, oppure sotto la forma di una lettera di diario. Per esempio, immagina di raccontare ad una pagina del tuo diario di raccontare di uguaglianza, libertà, democrazia, costituzione. E quindi i ragazzi in qualche modo si sono sentiti liberi di potersi raccontare, seppur i temi siano complessi, molto articolati. In un'altra scuola invece è stata scelta la formula dello slogan, quindi la possibilità di realizzare sinteticamente un messaggio quasi pubblicitario attraverso le parole, che in qualche modo fosse poi anche originale, forte dal punto di vista della comunicazione, sempre appunto sui medesimi valori. Lo scorso anno invece è stata scelta la formula del poster pubblicitario. Abbiamo chiesto ai ragazzi di realizzare un poster grafico, un disegno sintetico, considerando il bombardamento pubblicitario di cui tutti siamo oggetto e destinatari, di realizzare un poster pubblicitario. Ecco, devo dire che probabilmente sulla formula del disegno sicuramente i ragazzi sono un po' più a loro agio rispetto al fatto di scontrarsi con la grammatica, le parole, la formulazione di un testo più completo, più articolato. Se poi ci mettiamo dentro anche un tema così importante come la legalità, ecco, devo dire che la scommessa è abbastanza ardua, ma mi pare che i ragazzi l'abbiano vinta a pieni voti per l'impegno più che altro. Antonella? Pronto? Sì, io purtroppo qui ho qualche difficoltà, abbiate pazienza, non riesco a seguire bene il discorso. Comunque ho capito che i ragazzi, insomma, hanno dato una buona risposta e che la sfida pare sia stata vinta, no? Esatto, ho ben capito. Esatto, sì.
Bene. Vedo che hai collegato con noi anche Marco Grilli, eccezionalmente. Marco? No, evidentemente Eccomi non qua, no, no, riusciamo. ci sono, ci Ah, sono. ecco. Ecco, caro Marco, che non ti perdiamo per le nebbie Qualche lì. domanda alla dottoressa Mazzullo? In realtà ho perso anche io un pezzo del discorso, ho potuto seguire la parte ultima. Quello che mi fa più piacere è capire che comunque i giovani sono, nonostante tutto quel che si può dire, sensibili alla tematica legalità. Quello, siccome normalmente i miei interventi in radio hanno un risvolto internazionale, quando si parla di legalità, che respiro danno i ragazzi mediamente a questa, diciamo, a questa tematica? Un respiro puramente nazionale oppure un respiro anche internazionale? Ecco, dall'esperienza da noi fatta, quello che percepiscono di più immediatamente è il risvolto personale. Quindi rimangono ancora in una dimensione assolutamente quasi familiare o appunto legata all'ambiente che frequentano quotidianamente, la scuola, quindi il diritto, il dovere, la legge. Il primo esempio e il primo riferimento di destinazione rappresenta il loro spazio quotidiano. Devo dire che almeno per questa fascia di età, appunto parliamo di ragazzi tredicenni, il respiro nazionale è ancora parecchio distante. Devo dire la verità, noi abbiamo portato anche, cioè aggiungo più che dire solo la verità, aggiungo anche un altro aspetto, noi abbiamo portato nel corso di questi incontri esperienze legate appunto al giudice Giovanni Falcone, al giudice Paolo Borsellino, al Libero Grassi, quindi ci siamo spostati in Sicilia in particolare, ma non perché con la Sicilia volevamo identificare la localizzazione della mafia ovviamente a livello nazionale, ma perché abbiamo portato degli esempi importanti, delle testimonianze importanti. Ecco, si coglie a volte nei ragazzi anche questa distanza, nel senso io sono in Friuli Venezia Giulia, la mafia è una cosa della Sicilia, quindi quasi quasi a me non mi riguarda. Ecco, forse già un primo lavoro sul quale siamo impegnati, dovremmo essere impegnati, è già quello di avvicinare il nostro paese, le nostre regioni, perché c'è ancora purtroppo. Almeno si Troppo senso di coglie, frazionamento. sì, assolutamente, siamo ancora a questo livello purtroppo, quindi rispetto alla situazione internazionale veramente siamo ancora lontani ed è lontana anche la comprensione poi di quello che avviene, per non dire la sola percezione. E quindi dovremmo già fare un lavoro di avvicinamento, di ricongiungimento del nostro paese. Quindi, come dire, parlare appunto di un'espansione di questo concetto è ancora un po' prematuro. I ragazzi non hanno ancora il senso dell'educazione civica dello Stato, della legalità dello Stato nel suo complesso e della macchina Stato come fautrice e portatrice di Esatto, interessi legati alla legalità, ho capito. si vive Ciò che ancora in Andrebbe degli anni. sviluppata nella coscienza. Esatto, siamo ancora chiusi nella nicchia e ancora è lontano questo concetto, quindi c'è ancora una percezione molto distante dalla realtà, anche solo quella nazionale. Già uscire dalla propria regione è già più impegnativo. Quindi sì, devo dire, almeno per questa età, sicuramente con le esperienze che abbiamo fatto, c'è ancora questo passo da dover affrontare. Una domanda, per quanto riguarda la loro, diciamo, informazione personale relativa alla tematica legalità, come giungono loro alle informazioni? Come si avvicinano alla tematica mediamente? Attraverso l'arte, come tra le altre cose voi vi proponete di
sviluppare determinati concetti o anche attraverso proprio l'informazione, la carta stampata, i media, eccetera? Ecco, un'ultima, sì, una delle domande che abbiamo fatto spesso è appunto se leggessero, comunque se ascoltassero la televisione o i giornali. I giornali e la carta stampata assolutamente no. È forse anche facile, insomma, comprenderlo e individuarlo questo aspetto. Le risposte che arrivano più facilmente sono: sì, ascolto il telegiornale, vedo il telegiornale, quindi l'immagine si evidenzia che sia molto più impregnante e importante dell'ascolto. Vedo il telegiornale la sera quando sono a casa mentre ceno con i miei genitori. Quindi questo è quello che loro vivono come informazione. Il mezzo di espressione con il quale riescono maggiormente ad esprimersi e comunque rimane il disegno. Forse sicuramente siamo anche legati ad una certa fascia di età, ovviamente. Quindi nel loro caso la forma figurativa risulta quella più che maggiormente esprime il concetto. E a questo riguardo, tra l'altro, proprio nel corso di questo concorso, nel quale dicevo prima, appunto, era richiesta la realizzazione di uno slogan, quindi del fatto di utilizzare delle parole, c'è stato un gruppo di lavoro di ragazzi che, nonostante la docente dicesse loro che assolutamente non dovevano realizzare un disegno per realizzare lo slogan, ma dovessero assolutamente fare uso delle parole, loro hanno trasgredito, per così dire, al diktat del bando e delle insegnanti e si sono messi d'accordo tutti e sette i ragazzi per confermare il loro pensiero sulle illegalità, il loro pensiero, insomma, sulle parole, utilizzando anche il disegno. Ed effettivamente poi si evince che quello che hanno scritto trova molta più forza grazie al disegno, perché il disegno è diventato un messaggio. Loro in pratica hanno scritto la frase: libertà di pensiero più libertà di parola uguale no alle intimidazioni, no al pizzo, no alla mafia. E questa operazione matematica è stata inserita all'interno della chioma di un albero. Ora, immaginate sicuramente i radioascoltatori questo tipo di messaggio, di slogan, loro hanno rappresentato un albero, quindi la chioma di questo albero è stata colmata da questa frase: pensiero, parola, uguale, no intimidazioni, no pizzo, no mafia. E sui rami di quest'albero sono rimaste attaccate solo le foglie che riportano i nomi di Libero Grassi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mentre cadono le foglie che appartengono alle cosche, alla mafia, a Bernardo Provenzano e a Totò Riina. Questo albero è l'albero della giustizia. Quindi ancora una volta il concetto di legalità o di illegalità è legato alla conoscenza del fenomeno mafioso, del fenomeno praticamente di associazione a delinquere in forma collettiva, sì. Sostanzialmente. Sì, almeno questo è quello che si evince in questa esperienza, ovviamente. E un'ultimissima domanda. E l'unione musica parole o musica legalità, cioè, perché molte canzoni, molti artisti, anche quelli un po' più trasgressivi, hanno dedicato spesso, anche rappers piuttosto che, diciamo, artisti della nuova generazione, hanno dedicato molti dei propri testi al fenomeno mafia piuttosto che alla violenza, alla legalità, eccetera. C'è stato qualche risvolto, c'è stato un trade union tra le due forme di arte, quella visiva, quindi l'immagine, e quella musicale? Allora, al momento, ottima domanda, perché ci dà l'occasione sicuramente per aggiungere un'altra cosa a questo progetto. Noi nel progetto, nella proposta progettuale, avevamo inserito anche la possibilità, avevamo richiesto la possibilità, insomma, alle classi coinvolte, che avrebbero scelto di partecipare al progetto, di realizzare una sorta di
di canto, di saggio, per così dire, musicale sul tema della legalità, sul tema della mafia, quindi una musica, magari realizzare un canto corale con questo messaggio. Però non ha trovato accoglimento, ma probabilmente non perché non piacesse il discorso, ma perché non si riuscisse ad incastrare sinceramente tra tutti gli impegni scolastici che ci sono e perché è impegnativo. Quindi avevamo fatto questa proposta, insomma, alle scuole, ma per motivi di tempo sinceramente non c'è stato modo poi di portarlo alla realizzazione finale. Abbiamo pensato però di portare la musica in occasione appunto dell'evento di sabato 17 dicembre, dove c'è il cantautore Pablo Perissinotto, che in particolare un cantautore veneto, che in particolare è impegnato nella musica, chiamiamola musica di informazione o comunque musica sociale, musica di denuncia, e dove ha del suo repertorio anche delle canzoni dedicate, delle composizioni e delle musiche dedicate alla mafia. Quindi è un cantautore giovane, quindi auspichiamo che i ragazzi che saranno presenti anche sabato possano in qualche modo percepire anche questo aspetto di una canzone che non è sicuramente una delle tante che si ascoltano più facilmente alla radio, e quindi vedere, ascoltare dal vivo qualcuno che mette in note, in musica, delle parole diverse dal solito, auspichiamo che possano suscitare perlomeno un piccolo interesse o accendere una lampadina. Beh, che dire, in bocca al lupo per tutte le iniziative che porterete avanti e complimenti per l'impegno, per la tematica e per tutto quello che avete fatto fino adesso. Ho letto anche articoli di giornale riguardo i vostri successi ottenuti nelle manifestazioni, quindi complimenti veramente. Grazie mille a tutti voi, e ricordiamo sempre che ognuno di noi apporta o auspica appunto di apportare un contributo in quello che forse meglio o gli riesce, insomma, ecco, meglio riesce ad esprimersi. L'informazione è importantissima e la legalità assolutamente lo è altrettanto. Grazie a voi tutti. Bene, allora direi di concludere qui questo collegamento con Pordenone. Ecco, una cosa solo, Maria, se puoi ricordarci il sito internet della vostra associazione. Sì, www.blogterramater.it. Perfetto, dunque alle 22:47 io ringrazio molto la dottoressa Maria Marzullo, presidente dell'Associazione Culturale Terra Mater di Brugnera, siamo appunto in provincia di Pordenone, quindi complimenti, e anzi ci vediamo poi con la televisione sabato pomeriggio. Grazie a voi tutti e buon lavoro a tutti voi. Grazie. Allora stacchiamo il collegamento con Pordenone, con il Friuli Venezia Giulia, e nel frattempo che l'Antonella Intranò e Ugo Lombardi sistemano questi, purtroppo è una serata nera per loro perché ci sono questi continui problemi tecnici, io vado avanti con una notizia che mi è arrivata poco fa, c'è anche un lancio sul, così vi dico anche la fonte se qualcuno poi vuole andare a rileggerla con calma, sul televideo. Praticamente c'è stato, ho detto alle 18:30 che a Roma ci sono cose un po' divertenti, perché c'è stato praticamente un finto arresto vicino alla camera dell'ex parlamentare di Forza Italia Osvaldo Napoli da parte di esponenti Movimento Forconi. Allora dicono, siamo un gruppo di cittadini, abbiamo bisogno di notificarle un atto. L'approccio del gruppo che circonda l'esponente azzurro, oggi consigliere comunale a Torino. Sulle prime, Napoli si ferma ad ascoltare il capo d'imputazione. Poi chiunque usurpa un potere politico è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Poi cerca di allontanarsi adducendo l'immunità, ma il capo dei manifestanti urla in nome del popolo italiano, procediamo al suo arresto. Intervengono i carabinieri per bloccare l'azione dimostrativa e solidarietà
ovviamente a Napoli dal mondo politico. Questa notizia alle 22:49. Dunque, cosa è successo appunto a Roma poche ore fa? Ecco, non so se Antonella e Ugo hanno risolto i problemi, altrimenti così chiederei un parere a Marco Grilli su questa notizia, perché insomma. Mi Allora, non strappa sento questo. Antonella, allora la linea a Marco Grilli, dici qualcosa, cosa sta succedendo a Roma, caro Marco? Ma io credo che il morbo della pazzia si stia diffondendo a macchia d'olio. Ma al di là di questo, purtroppo questo ennesimo episodio ci dice che cosa? Che il clima comunque. E la percezione della gente comune, anche dei lavoratori di tutti i giorni, dei braccianti, degli agricoltori, di chiunque sostanzialmente nei confronti della politica, comincia a essere un pochettino agli estremi. E quindi, come tale, anche qualsiasi azione comincia a essere estremizzata molto più di quando non si facesse una volta. Cioè, una volta che posso dire manifestazioni eclatanti. Dimostrazioni le portava avanti Giacinto Pannella, detto Marco, diciamo, per il clan radicale, ed era uno di quelli che comunque si faceva riconoscere per il proprio stile in questo senso, per la denuncia verso il mondo politico per quanto riguarda la totale insensibilità verso alcune tematiche. Riguardanti appunto la libertà della persona, piuttosto che alcuni diritti che venivano messi in secondo piano. Ancora oggi sono note le battaglie anche degli ultimi tempi per il diritto alla dignità personale anche in caso di malattia, vabbè, lasciamo perdere la liberalizzazione delle droghe leggere e altre cose che possono sembrare degli estremismi, ma era un paladino, come dire, della tutela della dignità umana. Queste persone probabilmente, anche se non credo che Osvaldo Napoli sia il peggiore dei casi di mala politica italiana, evidentemente volevano, per l'appunto, dimostrare quanto il popolo comincia a essere stufo di vedere sempre gli stessi volti che non si occupano fino in fondo del benessere della comunità. Ma che anzi fanno parte di quelle compagini politiche che, per quanto millantino appunto la difesa degli interessi della collettività, alla fine pensano semplicemente ad arricchire le proprie tasche e le proprie sostanze, riempiendosi la bocca di grandi concetti, ma sostanzialmente portando avanti delle politiche nella logica più puramente personale, quindi prettamente. Che posso dire io, egoistica, è della conservazione dei propri interessi, punto. Quindi il clima ormai è arroventato a tutti i livelli, a Roma sta succedendo di tutto, soprattutto per quanto riguarda la gestione della città, in mano in questo momento alla sindaco del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, che ha le sue grossissime problematiche. Non ultimo il fatto che, tra le altre cose, nell'establishment politico romano e nazionale ha contro personaggi di spicco anche dell'imprenditoria nazionale. Leggi per esempio Caltagirone, che è proprietario del Messaggero, che le sta facendo una guerra personale, tanto per fare un nome e citare una situazione, per cui la Raggi è sui titoli del giornale un giorno sì e un giorno sì. Diciamo, come contraltare a questa tendenza della casta politico-istituzionale, economica e imprenditoriale, c'è soltanto la dimostrazione portata avanti dal popolo italiano con il no allo stupro della Costituzione nel corso dell'ultimo quesito referendario del 4 di dicembre. I forconi, chiamiamoli così, movimento nato soprattutto diciamo dalle realtà agricole e dai grossi diciamo nuclei di protesta popolare nei confronti della politica italiana,
hanno portato avanti una dimostrazione eclatante sostanzialmente. Mi auguro solo che Napoli, nel suo essere, diciamo, politico, abbia l'intelligenza di comprendere il lato buono della cosa e di non spingere la cosa agli eccessi, ecco, tutto qua. Certo, dunque sono le 22:55, volevo vedere se avevo altre notizie da potervi dare. Ecco, commentiamo ad esempio, dall'Unione Europea forse c'è il rinnovo delle sanzioni alla Russia. Ecco, tu che hai un po' un occhio su quella che è la politica estera, ecco, usciamo un attimo per un attimo solo, giusto per commentare questo flash, ecco, cosa ne pensi di queste sanzioni? Ancora si insiste a dar conto alla Russia, ma cosa vanno in cerca questi signori? Beh, è chiaro che le sanzioni contro la Russia siano come dire, una misura di compiacimento o di, diciamo, di esecuzione delle istruzioni che vengono dall'altra parte dell'oceano. Non è che ci siano tante cose da dire. Non ha senso per un territorio come il nostro, o semplicemente, se preferisci, per il tessuto economico, imprenditoriale, soprattutto del nord-est della nostra nazione, di andare contro la Russia, che era uno dei partner, anzi, negli ultimi anni, a parte gli Emirati Arabi, uno dei, probabilmente il partner principale dal punto di vista commerciale, per realtà della nostra economia anche diciamo interregionale, per cui lasciamo stare tutta la parte che riguarda diciamo il cibo, l'enogastronomia, ma anche per quanto riguarda il settore immobiliero, per quanto riguarda altre realtà anche di nicchia presenti sul nostro territorio e sono in realtà anche di eccellenza, se vogliamo, che si distinguono comunque a livello mondiale, che avevano relazioni estremamente solide con quella parte d'Europa, perché io la Russia continuo a considerare l'Europa e non Asia in senso stretto, diciamo che non ha senso, cioè è come tirarsi la zappa sui piedi, quindi l'unico, tra le altre cose, ripeto per l'ennesima volta, il Consiglio regionale del Veneto ha votato all'unanimità la revoca, la richiesta di revoca per delle sanzioni alla Russia, anche perché la terra veneta era una di quelle maggiormente coinvolta commercialmente negli scambi con la Russia, con i partner russi. Quindi effettivamente è una politica economica suicida questa. Oltretutto ricordiamo che buona parte di alcune risorse naturali che arrivano nel nostro territorio, comunque in un modo o in un altro, possono avere origine da quella parte. Il che significa sostanzialmente tirarsi doppiamente la zappa sui piedi, cioè non soltanto per quello che è il tessuto economico, ma anche per le risorse che ci servono per la sopravvivenza di tutti i giorni. Quindi non vedo ragioni logiche per fare una cosa del genere, se non perché bisogna rispondere al diktat proveniente dagli Stati Uniti, essenzialmente, e da tutto quello che l'entourage o il corollario di stati che corre intorno agli Stati Uniti, quindi la NATO. Questo è quanto. Non è che ci siano molte altre riflessioni da fare al riguardo. Sì, no, poi io penso a tutto questo schema che va avanti, ci sia una regia occulta, no? Che sta in mezzo a quello che è il tesoro, cioè in termini di denaro, cioè al potere finanziario, Certo. che poi comanda quello militare e tutte le varie strategie, cioè da lì a scalare, voglio dire. Nel mondo non comandano i militari, comandano i soldi che i militari prendono sostanzialmente. Quando parliamo di militari non parliamo delle truppe, parliamo dei vertici, di coloro i quali sono ormai corrotti fino al midollo sostanzialmente e dipendono dai poteri forti e i poteri forti nel mondo sono solo quelli economici, né più. Nemmeno, inutile che ci giriamo intorno. Chi ha il soldo e ha il soldo pesante la fa da padrone, quindi tutte le lobby delle armi e a crescere o a salire sulla piramide, diciamo, tutte le lobby, i potentati finanziari, le grandi famiglie, tra le quali c'è quella dei Rothschild, per carità di Dio, ci sono altre famiglie, che hanno origini
in diversi paesi del mondo, quindi quando parliamo di Stati Uniti non parliamo del popolo degli Stati Uniti, che è composto per lo più da persone normalissime come tutti noi, con i pregi e i difetti di tutti quanti, ma i potentati economici che vogliono fondamentalmente mantenere saldamente, per pazzia, per che ne so io, autoelegia, per una serie di motivi legati all'ego fondamentalmente, il controllo e il potere su tutto ciò che è altro rispetto a loro e tutto ciò che loro normalmente non calpestano, non hanno in immediato senso di proprietà. Questo è quanto. Certo. Certo, Marco Grilli alle 23, vi ricordo che state ascoltando Radio Science Network, questo è l'osservatorio antimafia, abbiamo un po' sconvolto la scaletta questa sera per alcuni problemi tecnici, allora io, ecco, stai fermo lì, Marco, che chiedo lumi alla regia centrale di Treviso, com'è la situazione a Bari con i nostri colleghi? A Bari si è perduto definitivamente il collegamento, purtroppo. Ah, ho capito. Non le allora abbiamo. Cosa facciamo? Chiudiamo qui? Certamente. Se non ci sono altre notizie importanti, Massimo. Sì, ce n'è una proprio dell'ultimissimo momento, potremmo dire così. Aleppo, ecco, se possiamo dire che eravamo un po' in tema qui in finale del programma. Dunque, nuova intesa per riprendere l'evacuazione di civili da Aleppo, al centro di un durissimo braccio di ferro tra forze lealiste e ribelli anti-Assad. Questa dunque la situazione e questa è la notizia, diciamo, per così dire, nel suo colore rosso, però emerge questa piccola positività, perché insomma quello che noi ci sta a cuore sono proprio i civili, che non c'entrano niente con questi pazzi personaggi malati di mente che tirano le bombe oppure semplicemente a sangue freddo uccidono i civili inermi lì, bambini, anziani di tutte le età sostanzialmente, ecco, che al terzo millennio ancora siamo costretti a essere testimoni di queste realtà così macabre, è veramente qualcosa di incredibile, ma di incredibile davvero. Ecco, se magari vuoi un attimo commentare questa notizia, Marco, proprio in strettissima sintesi per poi andare in sigla finale. Ma Aleppo sta diventando una sorta di baluardo sostanzialmente della lotta al terrorismo internazionale, ma come Aleppo ci sono altri territori dove tra le altre cose continuano a imperversare sorta di guerre civili o di interessi contrapposti che magari ancora una volta camuffati da interessi religiosi, che in realtà di fondo sono semplicemente giochi di potere di terze parti, sfruttando la popolazione e sfruttando i fanatismi di coloro i quali abbracciano determinate teorie. Aleppo presto o tardi sarà una soluzione definitiva, ma non è neanche quella che mi preoccupa come, diciamo, situazione territoriale oltre una certa misura, se non fosse che, come al solito, ci rimettono, come hai detto tu prima, i civili che non c'entrano assolutamente nulla, così come non è Assad il male del mondo, così come non è l'Iran la terra dove risiede la pazzia assoluta o il fanatismo religioso, perché posso garantire che a ogni fanatico, diciamo, islamista se ne contrappone qualcun altro che è ortodosso, qualcun altro che è ebreo e via discorrendo. Quindi il problema è sempre lì, andare a cercare nei meandri della psiche umana il perché si debba per forza andare avanti a devastare territori e a mutilare in senso umano le popolazioni. Siamo alla pazzia, insomma. Siamo alla guerra fratricide. Non c'è dubbio alcuno, veramente non c'è limite al peggio su questo pianeta. Io, Marco Grilli, niente, dunque mi hanno passato a me il testimone del programma e quindi devo chiuderlo per dei problemi tecnici che i nostri colleghi Antonella Intranò e Ugo Lombardi
Si sono trovati un po' in difficoltà con i collegamenti e comunque ritorneranno adesso con l'anno nuovo con una nuova serie di sia Spazio Aperto delle 18.30 che di Osservatorio Antimafia alle 22 ogni mercoledì. Marco, dunque, io ti ringrazio per queste delle citazioni, per queste riflessioni e a Grazie a presto voi. comunque. Grazie, sempre a disposizione. Grazie dunque a Marco Grilli, ringrazio per l'assistenza la nostra regia centrale Rosario Moreno, che è anche poi direttore editoriale di Radio Science Network. Grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito. Vi ricordo, per chi ci segue dall'Alto Adriatico, in questo momento è in onda sul digitale terrestre, precisamente sull'emittente interregionale Video Telecarnia, il nostro settimanale Pianeta Oggi Report. Come ecco, capite, i nostri programmi arrivano anche sul digitale terrestre. C'è un'intervista al noto ambientalista Renzo Bortolussi, e a seguire il ricordo di Italo Sbrogio, ex sindacalista, scrittore sindacalista degli anni 60-70, che ha portato avanti molte battaglie per la difesa dei diritti dei lavoratori. Alle 22, alle 23.05 chiudo qui. Grazie da Massimo Bonella, buonanotte.